Assunta Di Razza, che appartiene alla coalizione Assieme, stasera qui a Bacoli per parlare del ruolo delle donne nella politica. Sì, allora, buonasera. Allora, Assunta Di Razza, appunto sì, candidata con la lista Diamo a Bacoli. Diciamo che il convegno di questa sera nasce da un dato, da una constatazione. Nell'ipotesi di vittoria di Giosi Gerardo della Ragione, quindi della coalizione Assieme, per la prima volta il Consiglio Comunale sarà composto da 5 donne, quindi per la metà il Consiglio Comunale sarà composto di donne. Questo dato sicuramente interessante è stato l'occasione di questo convegno. Abbiamo pensato appunto di, come dire, portare l'attenzione dell'opinione pubblica su talune tematiche che riguardano sicuramente le donne. Ad esempio, nel mio caso parlerò di donne e lavoro, quindi della disparità che ancora c'è, la cosiddetta disparità di genere, per far sì che, sostanzialmente, che appunto dal 9 giugno in poi certe tematiche che, come dire, sicuramente ormai sono all'attenzione dell'opinione pubblica, sono oggetto di confronto, tuttavia dal 9 giugno a Bacoli possano avere, come dire, un approccio diverso caratterizzato dalla sensibilità delle attrici politiche in campo. Quale potrebbe essere una misura concreta per eliminare la disparità di genere? Questo, come dire, è sicuramente difficile. Un'amministrazione, un ente locale sicuramente non può intervenire in maniera determinante, perché purtroppo si tratta di una normativa di livello nazionale. Però sicuramente, come dire, un'amministrazione comunale può proporsi di sensibilizzare fortemente certi temi, ad esempio con l'istituzione di una commissione permanente di donne, formate appunto da professioniste del mondo legale, ma anche di quello medico, dalle insegnanti, per, come dire, offrire un supporto costante alle donne del territorio e alle tematiche chiaramente che riguardano le donne, le problematiche che attanagliano ancora purtroppo questo mondo.